Il bonus ristorazione introdotto con il decreto agosto consiste in un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti per la ristorazione, quindi anche nel caso di strutture alberghiere che somministrino alimenti e bevande ai propri ospiti, che prodotti di 100% origine italiana o comunque 100% di filiera esclusivamente italiana. Questo contributo viene erogato sugli acquisti di prodotti agroalimentari e può variare da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.000 euro. La priorità viene data a quei prodotti DOP o IGP, ma come si deve presentare la domanda? Qual è la modalità tecnica? Intanto stiamo parlando di tutti quegli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati dal 14 agosto fino al 15 dicembre, termine ultimo per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata in due modalità, o cartacea agli sportelli delle Poste Italiane, oppure telematica sul portale appositamente creato da Poste Italiane. Sul portale creato appositamente da Poste Italiane, la domanda può essere presentata inserendo tutte quelle che sono le fatture di riferimento degli acquisti effettuati. È necessario avere anche la SPID per la sottoscrizione dell'istanza. Per quanto riguarda i pagamenti che vanno anche comunque inseriti e riferiti ai suddetti documenti, non è necessario che siano stati effettuati tutti, ma questi andranno poi effettuati entro 15 giorni dal ricevimento della prima tranche del contributo, che corrisponde al 90% di quanto richiesto, e successivamente al completamento dell'istanza con i pagamenti effettuati, il Ministero delle Politiche Agricole provvederà a erogare l'ulteriore 10%. Il requisito per la presentazione di questa domanda, è importante ricordarlo, è che il differenziale del fatturato marzo-giugno 2020 rispetto a marzo-giugno 2019 sia di almeno un quarto, cioè i corrispettivi relativi all'attività di ristorazione siano ridotti nel medesimo periodo appunto citato di più di un quarto. Aspetti pratici della presentazione della domanda è che bisogna fare attenzione alle fatture che vengono inserite per evitare che poi la domanda venga respinta. I want you to get together.